questo ennesimo palio campolese. In base all'estrazione è la squadra bianca, la squadra rossa, la squadra nera e la squadra blu. Ora c'è Colle San Pancrazio, Treo, Carpello, Colle di Sora e Torretta. Facciamo un applauso alla squadra bianca! Prego! Rocco, uscito di buon mattino come suo solito alla ricerca del tartufo insieme al suo fedele cane. Dopo un paio d'ore di cammino e con pochi risultati incontra sulla sua strada un suo compaesano, il compare Antonio. Ehi compa, com'è ita? Si è fatta qualcosa? Ma va compa, lascia perdere, è stata una giornataccia. Sono fatto due palline, ma sta cane oggi non lo va proprio a sapere. Compa, ma anch'io so fatto niente, gli hanno passato pure. Ma voi, non stavo per niente, stanno in una iennataccia. Saccio una cazzo, compa, sarà la troppa acqua che non gli ha fatto crescere. Oh, bene mia, mi sa che ti avevo ragione, compa. Ormai ste cazzo di mestiere è proprio finita. Già ce ne stavo poco. Poi si è comprato tutto quanto, mi sa, è ora quasi da inferio, mi sa. Compa, ti hai proprio ragione. È una giornata che va buona, se ti chiappa la forestale con la zappetta che ne ha norma, ti fa pure la multa e ti fa pure ricordare la giornata. I polli pagano pure due soldi, non vale più manca la pena. Ci vuole mica fare una bella birra agli barro. Andiamo, compa, andiamo che è meglio. Sono la camara Giovanna, ma gli è camara Rocca, Runuto. Madonna, non è Runuto, ma le sono pure chiamato, ma non risponde. Chi se pozza in questi, sicuro sta gli barra a bere, quando rovai ci faccio una scordia. Ma vogliamo a vedere, ma se quando gli acchiappo ci faccio una sassiola. Chiama che mai, chiama Udea. Si visto che mai, che te era detto, stavo io che a bere, no aspetta allora, fa mangiare allora. Ma io sono venuto a vedere, vuoi passare almeno ci chiama, ma se ne fa. Che mai è stata una giornataccia, c'è solo una magnata. Andiamo allora, andiamo a casa, danza a me, forza! Squadra bianca, la squadra bianca! Facciamo un applauso alla giuria, Luciana, Ersilia e Simone. Applauso alla squadra rossa! La squadra rossa! Gli circuiti, una parte del prato e gli camp. Questa è, diciamo che è una zona periferica di Campoli. Signori, direi di fare un applauso agli sposi. Fratelli e sorelle, oggi siamo qui riuniti in questa pubblica
da piazza per unire con il vincolo del matrimonio questi due. Se qualcuno conosce un solo motivo per cui non debbano sposarsi, parli ora o taccia per sempre. Benissimo. Datevi la mano destra e ripetete. Io Fabiola prendo te Nico come mio sposo e prometto di amarti e di esserti fedele quasi sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, speriamo tua, e di amarti finché morte, speriamo sempre la tua, non ci separi. I fotografi, vedo un po' di commozione tra gli invitati. A questo punto, se lo sposo ha il coraggio, può baciare la sposa. C'ho lo stomaco. Ok? Un applauso! Il rito si conclude in questo modo. Il riso. Benissimo, facciamo un giro per cortesia. E un lungo applauso. E tutti gli invitati accompagnano. Ok, il centro storico Liurnuolf. Liurnuolf, ok, prego, squadra blu. Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di due ragazzi campolesi. Maria, acculturata figlia del dottore, e Antonio, figlio di contadini, che decidono di sposarsi. Ecco come questo avveniva nel secolo scorso. Mari, vorrei appicciare il fuoco stasera a casa. Beh, se questa è una proposta di matrimonio non posso proprio accettare. Oh, e come va? Guarda che bella ragazza che sono. Sono pure figlia di gente importante. Io ho studiato, ho fatto la quarta elementare. E sì, c'ha proprio ragione. Sei proprio istruita. Ma io sono girato l'Italia, sono ruotato pure fino a Castiglione. È proprio vero. Io non so degno. Scusa, sa. Fa finta che non ti sto detto niente. Senta, Andò, se mi vuoi chiedere la mano puoi venire con i tuoi genitori a casa mia, mi viene appetito. Lo so, però figlio Dio che piglia lussi, ecco. Ma non mi sembra vero. Madonna mia. Ma questo che è che vuoi a qui? Ma che ti stavo frighisce a noi? Questo non lo manda capire. Ma se becchiera ci splendente, ma che ne sa? Ci me lo puoi, mi sembra una cavetta, l'ho tutta. Ma facci. Sporca, arrazzanita. Ma che dentro a qui chi è con la roba bianca? Ma chi lo sa che sarà quello là? Ma mai visto, ho pensato a scivolare proprio agli auri all'inferno. C'è credo che questo con la mano della nostra. Ma sto quando un annuno sta a mettere mi sanno guai, ma noi questo non lo capiamo. Ma noi che ci siamo a dire agli dottore, ma agli dottore, soltanto le malattie ci dobbiamo dire. Buongiorno. Ma vuol dire una cosa, qualcun altro alla stessa nostra, non muoio. Buongiorno a loro signori. Buongiorno a signoria. Buongiorno a signoria, signor dottore. Perché mi sono distratto, perché le cose come si sa ci dà. Ma uno dei mapetti che non mi sanno bicchiere d'acqua. Ma intanto facciamo la presentazione, ma chi sono questo signore? Ma io che ne saggio? Va bene, va bene. Così siete venuti a chiedere la mano della nostra figlia, una figlia così bella, istruita, con un corredo ricamato e la dote già pronta, e fra il mobilio persino il sofà. Caspito, e che sa fa questa pure? Sofà, ancora fa la cosa pure. Vabbè, allora, quando vogliamo concordare questa data del matrimonio? Forse a giugno, direi. Giugno, sì. Carmine, che dici tu? Ma te ne mamed. Come facciamo? Ma lo sapevamo noi, gliela ora. Ma che se non lo capiscono questo? Aspetta. Giorno che notte facevamo, giorno, anzi, certe volte se mi facevamo pure che gli gazzometri. L'amore di Dio, gliela ora.
a gennaio facciamo questo matrimonio. Adesso dobbiamo decidere un po' il pranzo. Fili, che dici? Direi portate di un certo livello, ovviamente. Giusto? Ovviamente. Qua però dice cala, secondo me. Non lo so. Ma non mettevano alla sicura, quello che conoscevo, che non questo non lo capiva. Ma io conosco tante buone quelle brode di gallina, quelle galline vecchie. E le tagliamo pure per le cortiglie, quel cavolo. Giusto, quelle brode. Ma siamo fatte una rimessa qua, lei. Tengo la gallina che mi fede, non avevo più un lavo a dormire. Ma non a carrette. No, io ce l'ho tutto lì. Come veniamo, ma tu lo mettevi in sto? A guaglione, vedi come è bianco e ruscio. Oh, va la mattina. È un lavoratore. Non facciamo come mangiamo noi. Ma certo. Mica facciamo come a chi, vedi come mi sono gemitato lì. A noi questo mo se non lo offrono, questo ne fa male. Un petto di tacchino, che dici Filippo? Ma chi è che gli avesse paura? Quelli buoni, grossi, papà, ci sono dati pure con la vitamina. Perché stavano con le ferite, sono detto a me questo male che cantano con le fause. Ecco. La mattina. E va bene, ma allora decidete voi, fate voi, che vi devo dire? Non sentiamo, poi a dove una rua, ma mettiamo le segni. Marì, ma tu ci sei pensato buono? Sì. Pensaci, Ma il dottore pare che squadranzia nel cuore, come va squadranzia il dottore? Ho un innalzamento di pressione che curerò. Seguono le pubblicazioni in chiesa e gli sposi cominciano a chiamare mamma e tata i rispettivi suoceri. Il giovedì, prima del matrimonio, si esegue il rito del trasporto del corredo. Marì, ma tutta quella buona biancheria la si è messa tutta dentro al quarto. Ma perché? Perché? Ma... La guiuta cantare la... mamma mia! Ma il vostro matrimonio, io volevo proprio fare tutto di cose. Capi DJ! Squadra nera, concorrente... Andrea! Squadra bianca, concorrente... Francesco! Daniele per la squadra blu e per la squadra rossa... Andrea! Bravissimi questi... Quanti siamo? 4. Ma che bianco è primo. Togliamoci, squadra nera! Nera in fondo, nera! Piano, bianca, ole! Fermi, non ci muoviamo, fermi! Erano gli over 50. Ecco la squadra rossa, fermi, di là, piano, non ci facciamo male. Vai, l'ultimo. Bravo, applauso alla squadra blu. Arciprete, il festo. Grande abbuffato. Allora, la squadra blu, Giacomo, applauso. Antonio per la squadra nera. Salvatore per la squadra rossa. Luca per la squadra bianca. Secondo, va bene, ok. Allora,
punti. La nera con 9 punti e la blu con 10 punti. 3, 2, 1, vai!
Grazie Salvatore. Palla blu. Ehi, fermi. Allora, non vi fate ostacoli, non vi potete... Non è specificato. Allora, c'è sta scritto il piede. 3, 2, 1... Col nastro, dai, ci serve una persona che si mette qua. Uno, i rossi 1,08, i blu 0. Ok, abbiamo... vediamo i partecipanti. Allora vogliamo... Tre, due, uno, vai! Bravissimo Rocco. Tempo c'è Fabrizio. Allora, 3, 2, 1, vai! Fabrizio! Bravo! Allora, pronto Fulvio? 3, 2, 1, vai!
Dai, 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 non ci facciamo male, non ci facciamo male. Ok, bravo. Pronto? 3, 2, 1, vai! Allora, andiamo avanti, prossimo gioco. Mi servono quattro persone, cioè faccio. Ragazzi, la squadra più che è capo sulla gamba, solo con fondo schifo. Questi qua li possiamo pure... Tasso 19. 3, 2, 1, vai! Azzaro! Pronto Ivan? Pronto Fede? Ok, vai! Vai Fede! Fuori! Scusate. Occhio. Vai Marco. Non è punto. Vai. Fabio, vai. Luciana, tu senti mai? Vai fa! Fabio! Fette, quindi sono quattro squadre. Guarda, mica quando solo si mangia tutto. No. Vi do le altre, sto dando le altre. Attenzione, da uno solo. Ok, la mette la fetta in bocca, te la mette. Fatevi dare quattro buste se possibile. Poi viene ripesato tutto. 3, 2, 1, vai! Recupera tutto! Vai, vai! Vai, 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 vai,
riparate tutto, più mangiate la buccia dentro, vai, 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 vai. L'importante è mangiare di più, l'importante è mangiare di più, per i neri, occhio papà, le braccia dietro, le braccia dietro, guarda se tu come non c'è, ce l'ha, le braccia dietro, le braccia dietro, le braccia dietro, le braccia, occhio, occhio, dove sta un bianco, alla pianta, ripara qualcosa, mani dietro, gli altri se lo stanno scocciolando, se lo stanno finendo, per terra i rossi cacciati, Raffaello qui, occhio, 5 secondi, ringraziare la giuria composta da Luciana ed Ersilia, da Simone. Prego, prego Simone. Anche quest'anno la Prologo con grande impegno ci è arrivato questo evento, anzi quest'anno il secondo, perché se non erro io, prima domenica di luglio, giusto? C'è stato il Palio tra Comuni. Un grazie di cuore oltre alla Prologo va a tutti coloro che hanno contribuito, nella persona di Bernardo, Mario e Giacomo con le riprese, che un giorno ci regaleranno. Applauso, applauso Campoli. Il sindaco manda un saluto a tutti, purtroppo oggi non è presente qui. Di nuovo, buon Ferragosto. Grazie, grazie, grazie all'assessore Cipriani. Bianco, 5 punti con un totale di 36 punti. I rossi, 2 punti, totale 35 punti. I neri, 4 punti, totale 33 punti. I blu, 3 punti, totale 32 punti. Vincono questo torneo i bianchi con 36 punti. I rossi con 35 punti. I neri con 33 punti e i blu con 32. Buon Ferragosto a tutti. Grazie a tutti. E...